fenomeno dello stalking e quello del femminicidio non fanno altro che rivelarci come la comunicazione debba essere utile soprattutto a livello informativo e non una spettacolarizzazione del dolore e un depauperamento della condivisione e della partecipazione rispetto a certi tipi di reati e a certi drammi sociali. Per questo bisogna applicare una sorta di educazione verso coloro che fanno comunicazione e coloro che ne fruiscono, per far sì che essa sia realmente comunicativa e aiuti soprattutto gli inquirenti nella risoluzione di certi casi che riguardano alcuni reati e soprattutto si preoccupino delle vittime e dei loro cari. Usciamo da questo convegno sullo stalking con un bel compitino in classe per i nostri politici. Fate in modo di estendere le ordinanze di protezione di cui è l'articolo 282 bis del codice penale anche ai casi di stalking. Così avremo uno strumento interlocutorio che può assicurare protezione nei tempi troppo lunghi, che noi ben conosciamo, per arrivare a una sentenza definitiva, quei tempi durante i quali la maggior parte delle vittime finisce uccisa. Situazioni in cui spesso le vittime hanno delle difficoltà di tipo psicologico che poi in qualche modo hanno una ricaduta su quella che è il loro rapporto con gli investigatori. Mi sento di fare un plauso all'Associazione Donne per la Sicurezza, un'associazione che sta realmente per strada ad aiutare le donne, che svolge un compito molto importante di mediare tra le istituzioni e le donne vittime di violenza, qualche modo per facilitare la loro pubblicizzazione del reato subito.